gioia e sono sicura che il Signore ce la conserva. Vai. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Grazie Maria Luigia. Piccolo questionario, siete pronti? Piccolo dubbio da risolvere, da sbiadire. Chi è che si ricorda, avendo un'età, che si rapporti a quello che stiamo dicendo, a 127, a 126, l'850 special, nonostante fosse in atto una specie di riscaldamento ad elica, dovevi in continuazione andare al vetro e pulire. Perché pulivi? Perché evidentemente in macchina non c'era una persona, ma c'erano 2, 3, 4, anche 5. E in determinate condizioni meteorologiche, o caldo o freddo a seconda, stare dentro nella macchina con i finestrini chiusi e respirare tutti insieme si appannano i vetri. Non si vede niente in italiano, in napoletano, dite come vi pare. Si crea questa patina di condensa sui vetri. Una macchina chiusa, persone dentro che respirano, ci si ritrova con della condensa vicino ai vetri. Con le macchine nuove accendi il riscaldamento. Questo inconveniente non c'è più. Ora, se in una macchina, facciamo conto che non è la macchina ma è la terra, e le persone che respirano nella macchina, messe sulla terra, sono gli alberi che vivono, le piante, qualsiasi cosa che respira, è noi che respiriamo, si dovrebbero creare la stessa condizione, perché in un ambiente chiuso tu respiri e si crea la condensa. La condensa equivale alle nuvole. Oggi non c'è una nuvola, come oggi e come tante altre volte. Quindi o c'è cielo pieno di nuvole o non ce n'è neanche una. Questo spazio di silenzio vi lascia un po' ragionare e fare le vostre deduzioni. Qualcuno ha detto nella sua mente, hanno acceso la ventola. Qualcuno, non lo so se qualcun altro l'ha detto. Evidentemente la tecnologia che abbiamo non fa appannare i vetri, perché noi stiamo respirando e stiamo in un ambiente chiuso. Deve succedere la stessa cosa che succedeva a quei ragazzi che si chiudevano in una Fiat 127 Special e dopo un po' dovevano azionare il riscaldamento, la ventola, e non bastava e bisognava pulire la condensa che si creava sul parabrezza. Ragazzi, qui non c'è una nuvola nel cielo e tutti noi stiamo respirando. Ma in 5 minuti credo di aver detto qualcosa che tra quello che la piglia a scherzo, tra quello che la sta pigliando sul serio, alla fine facciamoci una risata. Ma perché la risata? Perché Dio ha detto
scompariranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Quindi che la terra non ci sia più non è un problema. La bella è detta. Ma a quanto pare non c'è più, perché siamo noi a distruggerla. Con tutta questa elettricità, questa carica che stiamo in qualche maniera sfruttando, si fa un salto nel buio, ragazzi. Questo ce lo dice chiaro involontariamente la teoria della relatività di Einstein. Andate a vederla, capirete perché si fa un salto nel buio. Ciao ragazzi, e accendete il riscaldamento in macchina.